A guardarle sembrano banconote del Monopoli, in realtà sono i buoni spesa che aiuteranno famiglie in difficoltà, ma presentati come fossero contanti di nuovo tipo. Questa l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Vietri di Potenza, che in piena emergenza coronavirus ha deciso di battere moneta con tagli da 5-10 euro da destinare a famiglie bisognose. Il valore equivalente di queste strane banconote, potremmo chiamarle corona euro, parte da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 800, in relazione al numero di componenti del nucleo familiare. Il comune ha finora stampato 6.000 banconote per un valore di circa 36.000 euro e altre ne saranno emesse in base alle richieste. Nel piccolo centro in provincia di Potenza vivono meno di 2.800 abitanti. Il comune di Vietri di Potenza, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, ha messo a disposizione dei propri cittadini, delle persone più in difficoltà, delle famiglie indigenti, dei buoni spesa e li ha realizzati graficamente in autonomia, utilizzando i simboli di questa emergenza, ovvero l'arcobaleno con l'hashtag Andrà tutto bene e con un'immagine del nostro comune.